Presento un caso che riguarda un paziente, un carcinoma squamoso del cavo orale e localizzazioni cerebrali. Il signor Carlo è un paziente di 58 anni, è sempre stato bene, non ha comorbidità di rilievo e non assume terapia domiciliare. È un forte fumatore, circa 40 sigarette al giorno, fino a 2 anni prima della diagnosi. Nel mese di agosto 2016 si accorge di una tumefazione non dolente a carico della guancia destra, che coinvolgeva la gengiva omolaterale, l'arcata inferiore dell'arcata dentaria inferiore omolaterale, associata a due linfonodi laterocervicali molto voluminosi. Viene instradato locoregionalmente con una risonanza estesa anche all'encefalo e un attacco del torace per astigmatizzazione sistemica. E ha una malattia particolarmente estesa, è un T3-1N2B, negativa alla ricerca di metastasi polmonari. Viene sottoposto a biopsia della neoformazione e viene fuori che è un carcinoma squamoso della guancia. Ad ottobre del 2016 il paziente stava bene, non aveva rischi anestesiologici, per cui viene sottoposto a chirurgia di prima intenzione radicale a livello del cavo orale con svuotamento laterocervicale destro, una chirurgia estremamente importante ed emotiva per lui, che il paziente era fortemente motivato a sostenere, che ci dà la conferma di un T3N3 per l'estensione extranodale di malattia, per cui viene sottoposto a chemioradio concomitante a finalità adiuvante con cisplatino trisettimanale. E lo fa con i tempi giusti perché lui, pur essendo una chirurgia particolarmente aggressiva, ha un recupero postoperatorio estremamente valido. Al primo controllo però di aprile del 2017 noi più o meno eravamo consapevoli di quella che era l'aggressività biologica della malattia, sebbene la risonanza non dimostri un residuo o una recidiva locoregionale, la PET sistemica dimostra come ci sia un'ipercaptazione a livello di multipli noduli polmonari bilaterali fino a 2 cm nel lobo inferiore di sinistra. Per cui ci troviamo in un'epoca storica in cui abbiamo il dato di nivolumab in seconda linea, seppur non rimborsato, e si decide quindi di iniziare da maggio con il nivolumab in off-label. Il paziente inizia il trattamento e a 6 mesi dall'inizio del trattamento la rivalutazione della risonanza locale estesa all'encefalo dimostra questa comparsa di una lesione di 14 mm in sede sottocorticale. È un paziente che a livello sistemico ha una risposta parziale di malattia, ma comunque in risposta sulle metastasi polmonari, per cui che cosa decidiamo di fare? Quello di fargli un trattamento locale con un gamma knife, tant'è che alla rivalutazione il paziente mostra una completa radionecrosi della metastasi e a livello del torace mantiene la risposta polmonare al trattamento. Sviluppa una seconda recidiva cerebrale a settembre del 2018 per la comparsa di un'ulteriore lesione, sempre di 12 mm, questa volta a destra, e si osservavano gli esiti della radionecrosi sempre a destra. Continua a mantenere una risposta parziale polmonare e noi nella gestione di un paziente con una nuova metastasi cerebrale, in un controllo sistemico però di malattia, decidiamo di sottoporre il paziente nuovamente a trattamento locoregionale per questa oligoprogressione, continuando la terapia con nivolumab di base, che il paziente prosegue fino ad aprile del 2019, quindi sono ormai 2 anni che il paziente è in trattamento, sviluppa una recidiva linfonodale singola, laterocervicale, controlaterale al primitivo e per la prima volta osserviamo una risposta completa a livello polmonare. Anche qui, un po' basandoci su quelle che è la scarsità di trattamenti di cui disponiamo per la seconda linea, per la terza linea, e un po' facendoci guidare da quella che era la gestione dell'oligoprogressione cerebrale, ma poi da letteratura anche extracerebrale sistemica, decidiamo di sottoporre il paziente a svuotamento linfonodale laterocervicale e viene fuori una metastasi in un linfonodo di 21 esaminati. E continuiamo la terapia con nivolumab di base. Dopo circa 6-7 mesi abbiamo una nuova recidiva in ascella di sinistra che trattiamo sempre chirurgicamente perché noi abituati alla gestione dei pazienti con patologia gastrointestinale siamo molto interventisti anche chirurgicamente. Il primo l'ha fatto l'otorino, questo ce l'ha fatto il chirurgo generale, fa una dissezione ascellare sinistra e l'esame istologico ci conferma anche qui due linfonodi coinvolti da carcinoma squamoso. A primitività ovviamente del distretto testacollo. Sebbene
sempre mantenendo la terapia di fondo con il nivolumab. Non ci siamo fatti fermare dalle oligoprogressioni saltuarie all'incirca ogni 6-7 mesi di trattamento con il nivolumab. È venuto poco tempo fa in ambulatorio portando una TAC recente fatta il 5 di novembre che ci conferma la non evidence disease a livello sistemico, ci fa vedere gli esiti della doppia radiochirurgia encefalica e delle chirurgie ovviamente latero-cervicale ed ascellari, e il paziente tollera in maniera brillante il trattamento, un po' come il paziente del primo caso clinico che faceva terapia da tantissimo tempo e che non aveva disturbi. A questo punto ci chiediamo, e lo chiedo anche a voi, fino a quando dobbiamo proseguire il nivolumab? Ci dobbiamo far spaventare da un'ulteriore progressione? Sì, no, sistemica, di nuovo cerebrale, deve essere singola, deve essere multipla e soprattutto può aver senso fare una radioterapia profilattica? E vi ringrazio.